Un accogliente ed elegante bed and breakfast a due passi dal centro storico. A Bitonto si torna ad investire sul turismo grazie a Emanuele Napoli e Meria Mendolagine. I coniugi bitontini hanno inaugurato mercoledì scorso il loro Perfetta Letizia in via 14 marzo 1848. Il nome rimanda alla figura di San Francesco, a cui la famiglia è molto devota. Perfetta Letizia perché è diciamo, l'unione che ha sempre legato San Francesco e Santa Chiara nella loro storia di, diciamo, di fede. E questo noi la vogliamo riportare qui con questo nostra location, dando anche quello a chi accoglieremo questa cosa della Perfetta Letizia, qui staranno veramente bene e li accoglieremo con gioia, tranquillità e fede. L'idea infatti è che la struttura, che conta una sola camera, possa essere una vera oasi di pace per gli ospiti. Noi ce la metteremo tutta, come tutte le attività che comunque sono presenti già sul territorio di Bitonto, che accolgono tutti i turisti con cuore. Noi ci metteremo del nostro, ci metteremo dandogli fiducia e tranquillità e pace. La crisi causata dalla pandemia da coronavirus non ha scoraggiato i due imprenditori, che anzi hanno voluto fortemente ripartire e investire sul turismo in città, in cui hanno sempre creduto. Vogliamo prima darci fiducia e dare fiducia a tutti quanti di non essere titubanti nell'investire e nel ripartire con molta grinta e fiducia. Il loro coraggio è stato apprezzato dal consigliere regionale Domenico Damascelli, presente all'inaugurazione. Il nostro è un territorio che ha delle straordinarie potenzialità ancora inespresse e grazie all'intraprendenza dei nostri cittadini che mettono su strutture bellissime e accoglienti come questa, tanti visitatori ci scelgono per meta. Ecco, è importante puntare sul turismo, sulla promozione del territorio, su tutti coloro i quali hanno voglia di investire nel proprio territorio e cercare di sfruttare al massimo attrattori turistici che purtroppo lo sono sulla carta, ma ancora non sono ben sfruttati. Dello stesso avviso anche l'assessore del comune di Bitonto, Domenico Nacci. L'inaugurazione di un'altra struttura ricettiva è dimostrazione di quello che si è fatto in questi 8 anni di amministrazione a Baticchio. Se qualcuno crede che investendo nella ricezione, nel turismo, si possa creare un'opportunità di lavoro, un'opportunità di rendita, probabilmente perché ha la possibilità di sfruttare quello che abbiamo realizzato con il vicino centro storico, un'attività che è a due passi dalla nostra Porta Baresana, dal centro storico tutto. Quindi a me inorgoglisce che un giovane, un quarantenne, decida ancora di investire nonostante abbia un'attività già ben avviata di suo.